Ritrovati sul mio canale. Vado a presentarvi una nuova spia infuocata, la spia infuocata 3 sulla ruota di Cagliari. Alla sortita della spia 3 sulla ruota di Cagliari, noi andremo a mettere in gioco un solo estratto più 4 ambisecchi più 2 abbinamenti a rotazione per formare le terzine sulle ruote di Bari e di Cagliari per massimo 13 colpi. L'ambata la giocheremo anche in quarta e in quinta posizione. Vi regalo il calcolo di ambato, quindi ogni volta che voi trovate il 3 sulla ruota di Cagliari, faremo questa operazione. Primo estratto di Bari più terzo estratto di Cagliari più il fisso 1 e potrete verificare la validità di questo elaborato. Questa volta vi vado a far vedere direttamente la statistica, non andremo sul quadro estrazionale, poi lascio a voi la curiosità di controllare gli esiti e di fare delle prove. Ovviamente il metodo completo, il costo è sempre uguale. Metodo valido a vita, parliamo di un metodo spia che lo prendete oggi, lo potete utilizzare per sempre perché le mie spie sono sempre valide. Contattatemi al mio indirizzo email che ormai conoscete per conoscere modalità di acquisizione del metodo completo, ambo e terno. Quest'oggi preferisco, e penso che farò così anche in futuro, farvi vedere direttamente quelli che sono stati gli esiti. Non solo di ambata, ma anche di ambo e di terno, direttamente dalla statistica del metodo. Il 19 dicembre usciva l'ambata 3, usciva, scusate, la spia 3 sulla ruota di Cagliari. Questo è il calcolo della previsione. Ambata 31 con gli abbinamenti ambo e terno. Al quarto colpo, guardate, su Bari esce 31,58. Poi, ovviamente, col metodo completo alla mano potete verificare che questi risultati sono veritieri. Esce il doppio ambo. Più all'undicesimo colpo esce ambo e terno. Andiamo all'evento spia del 6 febbraio, dove abbiamo il capogioco 76, abbinamenti ambo e terno. Andiamo a vedere cosa è successo. È un metodo molto potente che ha dato degli esiti multipli molto belli. Secondo colpo, guardate, ambo e terno, perché si è abbinato 76-15 col 64. Poi abbiamo avuto il quarto colpo sulla ruota di Cagliari con l'ambo secco, decimo colpo Bari, ambo secco, dodicesimo colpo Bari, un altro terno, 76, 2 e 20. Andiamo al caso spia del 7 marzo, quando si presentava la spia 3 sulla ruota di Cagliari, ambata, abbinamenti ambo, abbinamenti terno, colpo secco, ambata Bari. Poi ottavo colpo, cosa succede? 58-13 col terno secco, 58-55 col terno secco. Cosa succede? Che abbiamo avuto due ambi col 13 e con il 55 e il 36 si è abbinato per il terno. Quindi abbiamo preso due terni. È un metodo nel quale non dovete mai fermarvi alla prima vincita. Guardate in questo caso il 58 era uscito a colpo. Quindi per molti potevano pensare che il metodo era sfaldato. Invece poi guardate cosa ha dato all'ottavo colpo. Quindi continuiamo sempre fino all'ultimissimo colpo, giocando anche se c'è stata una prima vincita, che sia di ambata o di ambo o di terno. 12 maggio ha dato all'ottavo colpo addirittura un triplo ambo sulla ruota di Cagliari, 42, 55 e 70. 16 maggio, undicesimo colpo, guardate il 35, quindi quello che dicevo prima. Si continuava il metodo. Al colpo dopo, guardate cosa accade: 35-47 con il 23, 35-29 sempre col 23, 35-83 sempre col 23. Cosa succede? Che prendendo tre ambi, quindi col 47, col 23, col 29 e con l'83, abbinandosi l'abbinamento 23 per il terno, portiamo a casa tre ambi e tre terni. 6 giugno, ambo secco, ultimissimo colpo 60-70 su Cagliari. 4 luglio, nono colpo, abbiamo il doppio ambo e il doppio terno. 7 luglio, capogioco 9, primo colpo, ambo secco a Cagliari. Quinto colpo, abbiamo doppio ambo e doppio terno di nuovo con l'11 e col 2, abbinamento terno 48. 15 ottobre. Secondo colpo il 61, ultimissimo colpo,
Prendiamo ambo eterno, ambo eterno, ambo eterno, cioè 3 ambi 15, 82 e 29, capogioco 61, si abbina l'abbinamento terno 83 e portiamo a casa 3 terni. E veniamo a noi. 24 novembre, se andiamo a vedere sul quadro estrazionale, abbiamo la sortita della spia 3 sulla ruota di Cagliari. Facendo il calcolo che vi ho regalato, otteniamo l'ambata secca 67, quindi questa ve la regalo alla grande a partire dall'estrazione di giovedì 26 novembre per massimo 13 colpi. Giocheremo il 67 Bari Cagliari, lo mettiamo anche quarta e quinta posizione. Ci saranno ovviamente 4 abbinamenti ambo e 2 abbinamenti terno. Avete visto cosa è successo? Nella statistica generale sono 10 i casi spia esaminati, 17 ambate vinte, 24 ambi vinti totali e la bellezza di 15 terni secchi vinti. Quindi non perdete, cari amici, questa nuova spia perché è veramente molto potente. Contattatevi all'indirizzo email in descrizione, che è anche questo qui, per acquisire il metodo completo e speriamo di andare ad ottenere come minimo una vincita di ambo secco. Per adesso un saluto a tutti, Mister Sbancolotto.